Eccoci qui, ben ritrovati, mettetevi comodi perché oggi voglio raccontarvi di questo piccolo grande record che ha appena tagliato Zdeněk Zeman, che da domenica sera è l'allenatore più vincente della storia del Foggia. Oddio, non è che ci fosse bisogno necessariamente del riferimento statistico per affibbiargli questa etichetta, ma adesso anche i numeri sono dalla parte del tecnico Boemo ed è giusto dunque sottolineare il dato. Salgono a 96 i successi che Zeman ha conseguito sulla panchina del Foggia nelle sue 241 presenze. Da domenica sera ha scalzato anche Vincenzo Masico, un'icona del calcio foggiano, il tecnico foggiano Doc, che negli anni 50 era riuscito, come dire, a toccare una quota che sembrava irraggiungibile, anche se dobbiamo ricordare che Vincenzo Masico, insomma, questo dato lo raggiunse prevalentemente fra campionati di Serie C e di quarta serie. Con Zeman si apre tutto un altro capitolo, non c'è bisogno che vi ricordi queste vittorie, dove sono state conseguite, soprattutto in Serie A e in Serie B. Ma c'è questo dato, insomma, che oggi voglio restituire alla vostra attenzione. 96 successi, molti dei quali indimenticabili, io però oggi ve ne voglio ricordare uno, il primo in assoluto, perché il primo non si dimentica mai. Allora facciamo un salto indietro nel tempo di ben 35 anni, al 28 settembre del 1986. Il Foggia gioca nel campionato di Serie C, ovviamente la prima apparizione in Serie C di Zeman sulla panchina del Foggia. Nel primo turno i rossoneri sono stati sconfitti in casa dal Sorrento per 1-0, sono usciti però fra gli applausi perché quei 90 minuti fecero già capire che stava per aprirsi una nuova parentesi per il calcio foggiano, il rinascimento del calcio foggiano. E 7 giorni più tardi arrivò puntuale la conferma. Si giocava al Militare di Catanzaro contro una delle squadre favorite alla vittoria finale. Bene, il Foggia impose la legge del più forte, vinse per 2-1 in rimonta contro una squadra, quella allenata da Claudio Tobia, che poi a conclusione della stagione si sarebbe ritrovata in Serie B. Era un Catanzaro grandi firme, fra gli altri nelle sue file militavano giocatori del calibro di Zunico, di Carmelo Bagnato, di Soda e di un foggiano Doc che risponde al nome di Walter Chiarella. Il Foggia, per quel primo successo targato Zdeněk Zeman, invece scese in campo con Ciucci, Codispoti e De Marco, Armenisi, Abate e Pidone, Fratena, Delio Rossi, Baldini, Limone e Grande. Vi ho detto, finì 2-1 in vantaggio i padroni di casa dopo 3 minuti con Benetti al 21esimo, il temporaneo pareggio firmato da El Buitre Fabio Fratena, poi al 36esimo il gol che avrebbe deciso il match, lo metteva a segno Pidone, un difensore centrale, su calcio di rigore. Il Foggia vinceva 2-1, iniziava la lunga parentesi di Zeman con il Foggia, il primo successo, domenica l'ultimo in ordine di tempo, che ha fatto 96, Zeman davvero a questo punto entra di diritto nella storia del Foggia di tutti i tempi. Ha scalzato anche un grande che risponde al nome di Vincenzo Masico. Nessuno come lui, nessuno come Zdeněk Zeman. Grazie, ci vediamo domani.